Bentrovati in questo nuovo spazio di approfondimento, nuova puntata. Come sapete, in questi giorni, questa settimana, in maniera particolare, stiamo dedicando questi spazi di approfondimento proprio all'analisi del voto, cercando insomma di intervistare anche gli eletti di questa tornata elettorale. Come sapete, facciamo solo un riepilogo per chi si fosse distratto in questi giorni, ha vinto il centrodestra con un ampio consenso, quindi il presidente della regione sarà Christian Solinas, candidato appunto dal centrodestra. E poi c'è il centrosinistra che ha ottenuto un 30-32% a livello regionale con il candidato Massimo Zedda che entrerà evidentemente in consiglio regionale, poi salvo le sue decisioni rispetto alla sua carica di sindaco e agli impegni con Cagliari, e poi ovviamente c'è il Movimento 5 Stelle che si ferma molto indietro, ma che porta comunque sei consiglieri in consiglio. Nella compagine del centro-sinistra il Partito Democratico resta il primo partito a livello isolano e il primo partito anche nella città di Sassari, ma come dicevo nella compagine di centro-sinistra ci sono altre liste, fra queste spicca Futuro Comune, che sostanzialmente è la seconda lista dopo il Partito Democratico, anche se il Partito Democratico a Sassari ha un 17% e il Futuro Comune un 5,8%, però risulta essere la seconda lista nel centro-sinistra. E oggi parliamo proprio di questo, perché all'interno di Futuro Comune sono stati eletti due consiglieri, uno dei quali è di Sassari ed è Antonio Piu, che è qui con noi, ospite del nostro approfondimento. Ben trovato. Grazie per l'invito, buongiorno a voi. Grazie a lei, Piu, che tra l'altro è venuto febbricitante, lo diciamo così, però ha voluto mantenere questo impegno preso con noi e lo ringraziamo doppiamente. Allora, intanto complimenti per il suo risultato, Grazie. un risultato che supera i 2000 voti. Insomma, un'esperienza comunale come assessore alle politiche delle infrastrutture e della mobilità, e poi si arriva in consiglio regionale. Come vive diciamo, questo consenso e questo mandato, anche questo nuovo mandato da parte dei suoi elettori? Ma è un'esperienza sicuramente diversa, nuova, per quanto riguarda la competizione elettorale. Io avevo fatto due campagne elettorali per il Comune di Sassari, quella sulla regione ha un peso diverso, soprattutto perché si fa anche all'interno di un territorio molto più vasto, in un'area di 66 comuni, e quello che porto dentro è il ricordo, insomma, di tante tappe che abbiamo fatto con tanti ragazzi nel girare, nel conoscere tantissimi paesi, tantissime realtà che sino ad ora in alcuni casi non aveva avuto modo di conoscere. La differenza sarà sostanziale, pensare solo ed esclusivamente a un settore, ad un'amministrazione di una città, un conto è insomma andare poi in regione dove c'è un governo, dove si decidono tanti indirizzi, si danno tanti indirizzi sia da un punto di vista politico, e dove il territorio, insomma, il nostro, quello del nord-ovest della Sardegna, ha bisogno, insomma, di essere quanto mai tutelato da chi poi è stato eletto, non solo in maggioranza, ma anche in opposizione. Senta Piu, il centrosinistra ha ottenuto un risultato intanto inaspettato, perché insomma i sondaggi precedenti alla candidatura di Massimo Zedda davano insomma, un centrosinistra veramente in crisi, poi col Partito Democratico in maniera particolare. Lei crede che il risultato del centrosinistra sia da attribuire soltanto, comunque, in larga misura alla figura di Massimo Zedda e quindi alla sua credibilità, al suo nome, oppure il centro-sinistra è riuscito, secondo lei, a guadagnare terreno, seppur ancora lontano dai numeri della scorsa tornata elettorale? Io credo che la proposta che sia stata fatta da Massimo Zedda sia una proposta sicuramente nuova, innovativa, perché
ha badato molto a cercare di parlare dei problemi, quelli immediati, che le amministrazioni comunali vivono e di conseguenza vivono i loro cittadini, cercando di portare una proposta fresca, che era quella di ammodernare l'apparato amministrativo e burocratico della regione, troppo vecchio, età media di 53 anni, e questo è stato percepito sicuramente in maniera positiva, anche su una figura che a Cagliari e nella città metropolitana ha fatto bene, sia da un punto di vista politico ma anche, come ho detto, amministrativo. Cagliari è una delle città in Italia dove le imprese vengono pagate nel minor tempo possibile, quasi 30 giorni, 35 giorni, quindi anche questo è stato percepito in maniera nuova. Io credo che un centrosinistra possa ripartire da una classe dirigente diversa. Ci sono tanti giovani amministratori anche già nella nostra città, nel comune di Sassari, all'interno anche del Partito Democratico, che hanno una buona esperienza, sono dei ragazzi con delle buone idee. Secondo me su quelli dobbiamo ripartire, quindi svecchiare quanto più possibile, ma anche facendolo con chi ha già delle esperienze amministrative importanti. Io credo che si debba ripartire da questo dato, e credo che Zedda, insomma, abbia il merito, insomma, di aver dato linfa e nuova spinta a chi, anche come me, insomma, ha voglia di impegnarsi per il territorio. Senta Più, veniamo un po' ai numeri, all'analisi dei numeri a Sassari. Lei sa che il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha ottenuto un risultato superato di poco i 1000 voti. Sicuramente non un buon risultato, tanto che questo ha portato lo stesso Sanna a dimettersi, raccogliendo, diciamo, questo risultato come, diciamo, un giudizio sulla sua amministrazione, sul suo operato. In che cosa ha sbagliato Nicola Sanna? Ma io tanto ringrazio il sindaco per l'opportunità che mi è stata data nel fare l'assessore, di far parte della sua giunta comunale. Credo che il risultato delle regionali sia figlio di tanti aspetti. Primo fra tutti è quello della litigiosità, che non imputo direttamente al sindaco, ma credo che quando dei partiti, quando delle forze, dei contenitori hanno la responsabilità di governare, di fare in modo di governare anche dei processi importanti, non solo all'interno delle istituzioni ma soprattutto fuori da Palazzo Ducale, quindi su tutta la città, questi atteggiamenti abbiano pesato enormemente su quello che è il giudizio, che invece dovrebbe essere sicuramente basato anche su quello che si è fatto. Io credo che chi verrà dopo di noi ha l'opportunità intanto di ritrovarsi tanti progetti già approvati e in via in fase di gara, quindi di individuazione delle imprese, e tanti lavori a Sassari saranno fatti nei prossimi anni, e credo che questo lavoro non sia stato assolutamente apprezzato o, diciamo così, comunicato in maniera adeguata, sia magari dall'amministrazione ma soprattutto da quei partiti che, dicevo prima, dovevano sicuramente proteggere in maniera migliore l'operato della giunta. Ovviamente il sindaco ha la responsabilità di essere sindaco, e quindi io credo che poi il giudizio, nel bene o nel male, va dato dai cittadini su quello che è l'operato e anche sul singolo. Io credo che ci sarebbe potuta essere sicuramente una soluzione diversa anche nei confronti della sua candidatura, che io non ho mai negato, secondo me non doveva essere presa, insomma, dal sindaco, dato che ha deciso di candidarsi per spirito principalmente di partito. Ecco, a proposito di partito, e di Partito Democratico stiamo parlando, perché lei non l'ha nominato, sì, ma sì, di questo parliamo. Insomma, il suo rapporto col Partito Democratico è noto, insomma, si è chiuso non proprio in maniera, diciamo, serena, perché lei proprio poco prima della sua candidatura ha scelto di lasciare il partito in aperta polemica. Lo ricordiamo che attraverso dei post su Facebook ha comunicato in maniera molto dura qual era stata la ragione della sua scelta e la sua candidatura poi con Futuro Comune. Devo dire che i numeri poi le hanno dato ragione, la sua candidatura era una candidatura non solo spendibile ma evidentemente valida, tanto da arrivare in consiglio regionale. Com'è oggi, alla luce, insomma, di questa campagna elettorale, dei risultati e di questo nuovo impegno, che poi la vedrà anche a fianco di Gianfranco Ganau, che del Partito Democratico non solo è un esponente, ma è sicuramente forse una parte di Partito Democratico, o meglio rappresenta una generazione di Partito Democratico con la quale forse lei è in aperta polemica. Io credo che quando si
passate le elezioni, passata la tornata elettorale, passata tutta una serie di eventi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, io credo che bisogna ripartire da quello che è stato il risultato elettorale. La gente, le persone hanno deciso, insomma, che il centrodestra dovesse andare al governo, il centrosinistra da canto suo deve cercare di ripartire attraverso una classe dirigente nuova e non può esimersi già da subito nei tavoli di coalizione, nella proposta sicuramente nuova di figure, di progetti che vedono la città di Sassari fare un cambio e dare un cambio di passo importante. Io credo che a prescindere dai rapporti con le persone, prima di tutto venga la città, venga il territorio, tutti abbiamo, i dirigenti politici, abbiamo una responsabilità che è quello, insomma, di cercare di proporre quanto più possibile un nuovo indirizzo, un nuovo modo anche di scelta proprio della classe dirigente ed evitare quello che si è fatto purtroppo in quest'ultima per quest'ultima regionali, cioè quello di mantenere in alcuni casi una scelta che veniva da dei modi di fare che ormai non corrispondono più alla realtà, non corrispondono più alla società di oggi. Io credo che chi abbia voglia di mettersi in discussione, voglia dare il proprio contributo, debba averne la possibilità, ma soprattutto all'interno di un partito rigenerare una nuova classe dirigente, credo che sia l'obbligo di chi ci ha preceduto e quindi non che si debbano mettere da parte totalmente, ma devono lasciare spazio a chi invece ha dimostrato di avere all'interno anche della città dei consensi. Ecco, però vorrei che mi rispondesse in maniera un po' più specifica sul, sì, diciamo, anche il rapporto con Gianfranco Ganau. Sì. Nel senso, voglio spiegare perché questa domanda, certo, non per fare gossip, certo, però insomma, spieghiamo anche ai nostri telespettatori che in rappresentanza della città di Sassari andranno in consiglio regionale solo tre sassaresi, cioè tre, sì, eletti in città. Chiaramente pure la circoscrizione, evidentemente sono in totale 12, anzi 13, con l'aggiunta appunto di uno probabilmente. Allora, dicevo, perché le chiedo il suo rapporto con Gianfranco Ganau? Perché lei ha sbattuto la porta andando via dal Partito Democratico. Gianfranco Ganau è espressione del Partito Democratico da sempre e rappresenta in qualche modo un certo modo di vivere quel partito. Gianfranco Ganau, per carità, non abbiamo motivo di dire in questa sede nessun tipo di critica nei suoi confronti. La mia domanda è proprio sul rapporto che Antonio Piu ha nei confronti di quel tipo di approccio al partito, rappresentato appunto anche evidentemente da Gianfranco Ganau, che si troverà accanto negli scranni del Consiglio regionale. Dovrà in qualche modo trovare non solo un dialogo, ma unire le forze per portare poi le stanze di Sassari in quella assise. Questa è la mia domanda. Sì. Io ho avuto modo intanto di conoscere Gianfranco tra il 2010 e il 2014, sono stato consigliere comunale in un'amministrazione che ha fatto tantissimo per la città di Sassari e dove il sindaco stesso dell'epoca è stato un grandissimo sindaco. Quindi io non ho nessun tipo di rapporto, ho un ottimo rapporto personale con Gianfranco e lo dovremmo avere soprattutto per quanto riguarda la città di Sassari e il territorio, quindi su questo sgombero subito il campo che il rapporto e il dialogo saranno massimi, proprio perché dobbiamo cercare di portare quanto più vantaggio possibile anche passando dai rapporti personali, di portare un aspetto positivo nel nostro mandato politico, soprattutto nei confronti della città di Sassari e dei cittadini di Sassari e del territorio. Quindi su questo io non ho nessun tipo di rancore o di remora. Certo è che il modo con cui i dirigenti, quindi non Gianfranco Ganau, i dirigenti del partito che hanno il dovere di proporre una classe dirigente nuova e dei candidati nuovi, ecco, con quel modo lì, con quel modo di fare io ho sbattuto la porta e indietro non si torna, ecco, se questa è la domanda. Ecco, a proposito allora di rapporto tra, poi torniamo ancora sugli equilibri in Consiglio, sì, regionale, perché ho un'altra domanda su questo, però a proposito invece di equilibri all'interno del centro-sinistra,
In relazione anche all'appuntamento elettorale che sarà presumibilmente in contemporanea delle europee, quindi il 26 maggio, questo ancora da stabilire, ma comunque insomma a fine primavera ci sarà comunque questo appuntamento delle comunali a Sassari, lei crede che il candidato sindaco del centro-sinistra debba essere espressione del Partito Democratico o piuttosto magari anche di Futuro Comune o comunque di una delle liste, delle altre liste del centro-sinistra, e in questo caso ha dei nomi? Io credo che intanto dobbiamo partire dal progetto, che tipo di città vogliamo nel corso dei prossimi, anni, quindi iniziamo a dare una visione di Sassari differente da quella che, stiamo ereditando, quindi cercare di capire anche la direzione che Sassari deve prendere al centro per diventare centro di riferimento di tutto il territorio, perché ormai non si parla solo più di Comune di Sassari, e questo credo che sia chiaro per chi fa politica e per chi deve cercare di portare avanti far vedere Sassari davvero protagonista del territorio. Quindi parliamo di progetti, cerchiamo di aprire dei tavoli per capire esattamente punto a punto sull'aspetto urbanistico, sull'aspetto infrastrutturale, che tipo di città vogliamo proporre, e credo che non ci sia nessun tipo di pregiudizio neanche sul nome, da qualsiasi partito esso possa venire. Io credo che dobbiamo metterci nella condizione innanzitutto di parlare di temi, di parlare della nostra città, capire esattamente che tipo di città dobbiamo proporre, e dopodiché sono sicuro che si farà sintesi anche sul nome. Mi creda, il problema del nome credo sia proprio l'ultimo dei problemi del centro-sinistra. Iniziamo a essere compatti, iniziamo ad andare tutti nella stessa direzione e fare in modo che il programma che si propone sia un programma che insomma, metta dentro tutte le anime del centro-sinistra, perché questo è molto importante e le ultime elezioni regionali lo hanno dimostrato. Separati, divisi, litigiosi non si va da nessuna parte. Ecco, però sicuramente, come dire, vista anche la contingenza di questi due appuntamenti elettorali così ravvicinati, probabilmente riutilizzare, replicare il modello utilizzato per le elezioni regionali, cioè di un candidato forte, a prescindere diciamo dal partito, come diceva lei, è un centro-sinistra largo, unito, forse questo è il modello che si potrebbe replicare secondo lei per il centro-sinistra anche per le comunali? Credo di sì, perché non è detto che le primarie siano lo strumento in questo momento adeguato. Credo che riuscire a trovare una sintesi, ripeto, di progetto, e quindi in automatico riuscire a tirar fuori un nome per tutto il centro-sinistra compatto, credo che sia uno di quei temi all'ordine del giorno, nel tavolo della coalizione. Noi come Futuro Comune all'interno di quel tavolo siamo presenti con i nostri rappresentanti, e quindi quello che abbiamo voglia il nostro contributo sarà proprio questo, cercare di mettere a disposizione tantissime professionalità che sono all'interno, insomma, del nostro gruppo, tantissimi ragazzi che si sono avvicinati proprio per questa tornata elettorale anche alla politica, e quindi vogliamo dare il nostro contributo proprio in merito al progetto. Ripeto, la sintesi sul nome viene in secondo ordine per quanto ci riguarda, ovviamente deve avere delle caratteristiche di pieno rinnovamento e di piena discontinuità rispetto alla scelta della classe dirigente rispetto al passato. Questo, ecco, credo che sia chiaro. Chiarissimo, il Futuro Comune ha già per caso un nome, una rosa di nomi eventualmente da proporre in questa famosa sintesi che si vuole trovare? Il Futuro Comune avrà sicuramente qualcuno da proporre come candidato sindaco? Al momento nessun nome, tanti piccoli progetti che sono stati sviluppati nel corso di questi ultimi mesi e che metteremo a disposizione sicuramente del programma e della coalizione. Benissimo, non me lo dice. Allora, invece, torniamo agli equilibri in Consiglio regionale. Come dicevamo, i consiglieri regionali eletti dalla città di Sassari saranno tre. Due li abbiamo già nominati, uno è nostro ospite Antonio Pio, Gianfranco Canau, e poi c'è Desiree Manca nelle file del Movimento 5 Stelle. A proposito di trovare quella unitarietà per riuscire in qualche modo anche a portare le istanze di questa città in quella assise così importante, quella regionale, insomma, Desiree Manca sicuramente non si è risparmiata quando ha dovuto, in quanto rappresentante dell'opposizione in comune, anche criticare l'operato del suo assessorato, quindi insomma c'è sempre stata una dialettica piuttosto diretta, direi a tratti anche aspra, un po' come anche nello stile del Movimento 5 Stelle, che chiaramente
come cifra espressiva ha sicuramente quella della denuncia, quindi quella della sottolineatura anche delle criticità. Quindi un dialogo piuttosto, insomma, chiamarlo dialogo è anche un po' forse un eufemismo, perché si è trattato spesso e volentieri di scontri. Adesso in questa nuova, diciamo, veste sia sua che della rappresentante manca del Movimento 5 Stelle, come riuscirete a trovare? Perché io credo che, poi questa domanda sarà rivolta ovviamente anche a Desiree Manca, al contrario, cioè io credo, sottolineo questa cosa oggi in questa intervista perché lo abbiamo detto anche negli spazi dedicati alle interviste preelettorali, cioè quello che ci interessa poi è riuscire a capire cosa si riuscirà a portare, quali istanze si riusciranno a portare a rappresentare in Consiglio regionale, anche a proposito di quel famoso disequilibrio tra Sassari e Cagliari, il cagliaricentrismo, tutti i temi che abbiamo affrontato. Per cui io credo, questa è la mia ovviamente opinione, credo che trovandovi tutti all'opposizione, tutti e tre all'opposizione, seppur su posizioni non esattamente, diciamo, vicine, crede che riuscirà a dialogare con Manca? Non abbiamo avuto modo, anche perché le elezioni effettivamente sono passate da pochissimi giorni. Mi creda, non mi è mai interessato il rapporto personale. Io credo che hai l'onore e il dovere, insomma, di amministrare una città, hai l'onore di rappresentare un intero territorio, vada messa da parte qualsiasi tipo di frizione da un punto di vista personale. Io credo invece che se mi chiede sulla città metropolitana se io, Desiree Manca e Gianfranco Canao andiamo d'accordo, penso di sì e ne sono sicuro. Sui temi importanti che riguardano il nord-ovest della Sardegna abbiamo il dovere di andare d'accordo, quindi per quanto mi riguarda non ci sarà nessun tipo di ostacolo nel lavorare insieme all'opposizione, nel cercare di fare in modo che il nord-ovest della Sardegna venga riconosciuto, al nord-ovest della Sardegna, un'autonomia soprattutto amministrativa, che è quella di cui abbiamo parlato anche nella precedente intervista, e quindi portare degli asset importanti anche a Sassari in modo tale che sia centrale per tutto il territorio. Io credo che su questo, sia con la collega Manca sia con il collega Ganao, troveremo sicuramente una sintesi di lavoro, anche perché personalmente reputo delle persone che comunque tengono al territorio e che per il territorio, insomma, sono sicuro che non lasceranno niente di intentato. Lei pensa che, a proposito di dialogo, in maggioranza c'è, magari ha già così visto, avendo visto la compagine di questo consiglio, avrà già individuato magari alcune figure più aperte al dialogo, col quale magari entrare in relazione per riuscire a trovare anche una quadra tra maggioranza e opposizione, magari in temi importanti? Lei pensa che ci siano delle figure con le quali riuscirà in maniera particolare a dialogare? Sarà facile dialogare con questa maggioranza, se non conosciamo la giunta, ma comunque i consiglieri li conosciamo? Pensa che sia qualcosa di fattibile, oppure vede una certa resistenza? Che sensazione ha? Le sensazioni ancora, insomma, non... Io credo, so esattamente quello che devo fare, e quindi sicuramente andare a parlare anche con quelli che sono i rappresentanti di maggioranza, che sono tanti, in alcuni casi nuovi, che come lo sono io, e credo che lo spirito, insomma, di poter risolvere i problemi accomuni tutti i consiglieri regionali e tutta la giunta anche che farà parte, insomma, del governo regionale. E dobbiamo essere bravi noi, chi fa opposizione deve essere bravo a toccare dei temi importanti, giusti, metterli in risalto e dopodiché cercare di fare in modo che questa maggioranza prenda delle decisioni che vadano nell'ottica, insomma, ripeto, del rispondere a tutte quelle esigenze che il nostro territorio, e continuo a parlare di territorio perché questo per me sarà il punto di riferimento in tutti i miei interventi in Consiglio regionale, il territorio del nord-ovest della Sardegna ha bisogno di risposte urgenti e importanti, e anche dall'opposizione si può, insomma, essere delle ottime figure per fare in modo e delle ottime spine sul fianco di chi amministra. Ho altre due domande, se siamo brevi riusciamo a farle entrambe. Come lei sa, insomma, Sassari non è riuscita a piazzare
nessun sassarese, espressione insomma di questa città, all'interno della maggioranza. Lei crede che mancassero delle figure forti in città che, tra i candidati, oppure è quasi una punizione che Sassari ha voluto dare ai suoi rappresentanti sassaresi, vista l'esperienza di governo di questi ultimi 5 anni, che lo ricordiamo, insomma, aveva un presidente della regione sassarese e poi tanti assessori nell'arco di 5 anni, proprio espressione di questa città? Ma andando a guardare la competenza, credo che non sia stata punita Sassari, sia stata punita un modo di scelta della classe dirigente. Torniamo sempre lì. In questi 5 anni, 10 anni di opposizione anche nel comune di Sassari non c'è stata mai un vero processo di cambiamento, tant'è che la consigliera Manca invece è stata eletta, quindi anche essa era l'opposizione in consiglio comunale. Quindi io credo invece che il rinnovamento passi anche dalle proposte nuove, diverse, e se questo non avviene, allora non vengono eletti i candidati direttamente di Sassari, ma del territorio, che invece, a differenza di quanto non abbia fatto la città di Sassari, ha proposto delle figure nuove in discontinuità. E quindi io credo che questo sia l'elemento principale per chi deve affrontare delle elezioni come quelle che a breve affronteremo anche in comune. Quindi abbiamo il dovere e il diritto di proporre realmente una classe dirigente nuova che ha la capacità, insomma, di raccogliere a sé, di attrarre a sé tutta una serie di mondi che in questo momento il centro-sinistra ha perso, penso a quel mondo della scuola e non solo. L'ultimissima domanda, domanda che ho fatto anche a Gianfranco Ganau. Mi dica quali sono i 3 punti sui quali farà aspra opposizione il Consiglio regionale. Città metropolitana, in primis asset per quanto riguarda l'aeroporto di Alghero, e quindi la costruzione finalmente delle infrastrutture che mancano e che aspettiamo da anni, come ad esempio la metropolitana di superficie che collega Sassari all'aeroporto di Alghero e che Cagliari, nei suoi uffici ARS, ha la progettazione ferma ormai da 10 anni, perché questo va detto. E terzo punto, insomma, è quello che ci siamo detti sugli asset amministrativi a Banoa: 2 dirigenti in Banoa, 2 dirigenti di Arse, 2 dirigenti almeno in area che siano a Sassari, che possano prendere autonomamente le decisioni senza fare più quei viaggi della speranza che tutti gli amministratori del nord-ovest della Sardegna continuano a fare sino ad oggi. Bene, grazie a Pio, in bocca al lupo per questo nuovo percorso. Grazie, e crepi. Noi siamo qua e non vi dimenticate anche di Canale 12, lo dico così per come battuta, ma anche come impegno per questo spazio così importante per la città di informazione. Ancora grazie ad Antonio Pio, grazie a voi per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, al prossimo approfondimento. Arrivederci.